Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi ci studiamo questo riff in slap tratto dal mio metodo Advanced. Ottimo, partiamo con un mi a vuoto. Poi abbiamo do diesis re presi con il pollice in Emmeron. Poi appoggiamo il pollice con una ghost note sulla corda di Mi o sulla corda di La. In trascrizione ce l'hai sulla corda di Mi. E strappiamo un Sol a vuoto staccato, cioè poi lo stoppiamo con la mano sinistra. Questo è nello stile abbastanza di Louis Johnson, che usava molto i sol, le corde a vuoto strappate. Quindi arriviamo fin qua. Dopo andiamo a mettere due note Mi in thumb, quindi col pollice. Attenzione che il primo Mi parte nel quarto, sul levare di ottavo. Dopo andiamo a mettere un'altra ghost o sulla corda di Mi o di La. In trascrizione questa volta ce l'hai sulla corda di La, perché la mano si sta spostando per andare a fare questo. Cioè parto con un La, vado a fare uno slide in thumb dal La al Si e poi strappo il Re. Arriviamo fin qua. Dopo sul quarto ho questo trick di cui abbiamo già parlato in esercizi precedenti e anche in Easy Slap. Da cosa è composto? Quattro movimenti: pollice Mi a vuoto, ghost con la mano sinistra, ghost con la mano destra sempre sulla corda di Mi e strappato sulla corda di Sol in ghost note. 1 2 3 4. Andiamo a fare le prime due battute. E poi ripartiamo. All'inizio sarà sempre tutto uguale. Poi andiamo a risolvere la quarta battuta con un doppio pull off. Quindi colpiamo il Fa con il mignolo strappato con la mano destra e andiamo a fare un doppio pull off dal Fa al Mi, dal Mi al Re. Il segreto per far suonare bene i pull off è quello di strapparli verso l'esterno facendo vibrare la corda. La seconda riga dell'esercizio poi ripartirà uguale, facendo quindi battuta 4 e 5, battuta 5 e 6 uguale alla 1 e alla 2, cioè. Poi riparte. Ultime due battute in cui andiamo a fare dei bicordi. Partiamo uguale, sempre Mi. Do diesis re in Emmeron, quindi fino a qua è uguale, ancora ghost e sol a vuoto. Dopo abbiamo questo, a me piace molto perché abbiamo i bicordi, giochiamo tra maggiore e il minore. Infatti allora, innanzitutto con la mano destra prendiamo con il pollice il basso, quindi il sol in questo caso, e con l'indice il Si, l'acuto. Questo andrà a creare un bicordo di terza maggiore, Sol Si naturale, quindi Sol maggiore. Poi andiamo in La minore, 5-5, La e Do, Si minore, 7-7, poi Do maggiore, 8 e 9, che diventa minore, quindi Do Mi, Do Mi bemolle. Il ritmo sarà questo. Ti suono le ultime due battute.
Qua è difficile proprio cambiare tecnica quando si passa dallo slap ai colpi tradizionali in finger, è sempre un pochettino difficile. Quindi esercitati solo su questo e poi vai a unirlo allo slap dopo. Spero che questo video ti sia stato utile e noi ci vediamo poi al prossimo video. Vai a dare un'occhiata ai miei lavori se ti interessano. Grazie mille. Thank you.